E benvenuti in un nuovo video unboxing. Questa volta spacchettiamo, io ve lo dico già, non so come si pronuncia, so che non si pronuncia così, però io lo pronuncio così per subito fare EAF Store. Già conoscevo, però non ho mai acquistato. Raga, ha veramente il mondo, potete trovare di tutto, prezzi super super competitivi. Io ho risparmiato veramente tanto, perché quando ho ordinato, puoi assicurare che riuscite a trovare ancora il 20%, comunque su molti prodotti c'era il 20% di sconto con un codice, quindi ho risparmiato veramente tanto. Una cosa che mi è piaciuta è che fino a 30 euro, con una spesa minima di 30 euro, la spedizione è gratuita, Corriere Bartolini. Quando abbiamo ordinato? Martedì. Comunque ho ordinato all'incirca, era martedì, e ieri che era giovedì è anche già arrivato, quindi veramente in meno di 2 giorni. Il pack è bellissimo, mi sono anche, diciamo, quasi abbinata. Faccio vedere meglio. Bello. Ok, ho preso veramente tanti prodotti. In più vi ho fatto anche un sondaggio su Julie, quindi mi raccomando, seguitemi. Ho detto sì e quindi ho preso dei prodotti per realizzarvi una challenge, ma lo capirete. Ovviamente preparatevi perché ci saranno tanti 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 video. Carta. Ok, questi sono gli integratori. No, mi sono sbagliata. Comunque la carta protegge molto di più rispetto alla plastica. Comunque della Cereal ho preso il ragù vegetale con soia senza glutine, quindi potete già capire la challenge che vi farò, quindi se non mi seguite, seguitemi. Poi tutti questi prodotti lo sapete che ve li faccio vedere direttamente nei video appositi. Qui cosa c'è? Ah, ok. 100% crema di arachidi, gusto delicato del marchio Alfazer. Mi ispira tanto, è da 300 grammi. Eccolo qui. Secondo me questo è bello vellutato. Comunque ho risparmiato veramente tanto. Poi, una bustina, diciamo, refrigerata. Wow. Cioè, ci sono tutte le barrette per evitare che con il caldo... Cioè, veramente pensato nei minimi dettagli. Allora, ho preso un po' di barretta e... Ho preso un po' di barrette Enervit, perché mi avete detto, Giulia, se trovi le barrette proteiche, prendile proprio in generale di questo marchio perché sono molto buone. Quindi io le ho prese, sono anch'esse senza glutine, per farvi un video recensione. Tutte e tre hanno il 36% di proteine. Allora, sono tutte con copertura fondente, ma io non mi riesco a ricordare questi. Questa forse è mirtillo? Scusa, non c'è una foto fuori? Sì, però non riesco a capire. Allora, forse questo è cocco? Ah, no, scusatemi ragazzi, c'è scritto qui, ho visto cocco, gusto red fruit. Tutti rossi. Questo invece è vaniglia e cioccolato. Non vedo l'ora di provarle. Poi andiamo avanti, ce n'è anche un altro gusto cookie, sempre il 36%. Oddio, questi si sono rotti tutti. No, questo è intatto. Poi non riesco a capire il marchio. Non riesco a capire se è una L o è una... No, è una L. Vabbè, comunque pasticceria senza glutine. Sono dei biscotti di riso con cioccolato al latte biologico. Invece questo, sempre biscotti di riso con cioccolato fondente. Li ho presi tutti e due, così, per degli snack. Comunque la bustina mi piace tanto, adoro. Poi ho preso biscotti della Cereal, buoni senza glutine e senza latte, biscotti con gocce di cioccolato. Mi ispirano tanto, questi secondo me sono proprio buoni, ma li proveremo insieme. Poi andiamo avanti, ho preso del marchio Farabella gluten free insalatino al rosmarino. Eccolo qua.
poi cosa ho preso? Ho preso pure dei mini grissini bio a 0% glutine, senza lievito, con olio extravergine di oliva. È piccolini, è 30 grammi, però dentro ce ne sono un bel po'. Poi ho preso lui, che sarebbe il marchio è La Finestra sul Cielo, preparato per pancake alla nocciola bio, facile da preparare senza glutine. Cioè, ho aperto questo video, io non sono intollerante al glutine e neanche al lattosio, però ho acquistato questi prodotti per farvi una 24 ore, anche perché spesso mi chiedete, Giulia, per noi che comunque siamo intolleranti al glutine, non troviamo sempre buoni prodotti in commercio oppure anche al supermercato. Quindi io ho voluto prendere prodotti, ho visto che sul sito c'era veramente una vasta scelta, ho detto ok, ci sta, faccio una 24 ore, si sono molto molto accessibili, e quindi preparato da 100 grammi. Poi andiamo avanti, ho preso alce nero, del marchio Alce Nero, abbiamo provato, cioè ho provato però insieme, le bevande, spesso è uscito questo marchio nella degusta box, però solitamente sempre solo bevande. Ho preso i fusilli di mais e riso senza glutine. Eccoli qua, 250 grammi. Poi ho preso due confezioni del marchio Yamamoto. Non ho mai provato gli integratori di questo marchio e ho preso il multivitaminico. Ne ho presi due, uno per me e uno per mio cognato. Poi, mamma mia quanto mi ispirano, senza glutine, il marchio è Sotto le Stelle, girasole di mais e riso, gusto limone. Il pacco è da 250 grammi. Ed infine ho preso sempre del marchio Cereal, comunque buoni senza latte, senza glutine e senza uova, piadina. Ovviamente poi la farcirò. Eccola qua. Quindi questo è stato tutto il mio ordine. Ovviamente fatemi sapere se voi avete già acquistato, ma secondo me sicuramente. Fatemi un po' sapere. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!